Ciao amici, oggi andremo a preparare il secondo per il capodanno. Cosa pensate di fare? A un secondo di un certo livello. Andremo a fare un bel filetto al porto e melograno, uno di quei piatti proprio goderecci, quindi che possiamo farci a casa tranquillamente. Chiaramente se volete farlo comprate sempre una carne nobile, quale il filetto, per una volta. O meglio, per il capodanno serve un piatto come si deve. Quindi andiamo con questa ricetta. Bene, gli ingredienti quali sono? Il porto, io ho preso questa bottiglia di Sandeman, la melagrana e chiaramente il re delle carni, il filetto. Questo è un filetto da 250 grammi per una persona, della maizena, sale, pepe e basta. Quindi andiamo a preparare questo splendido piatto. Prima di occuparci della ricetta, le prime accortezze. Allora, dobbiamo prendere il nostro filetto e legarlo. Dopodiché lo saleremo e lo pepperemo. Lo lasciamo fuori dal frigo per un'oretta. Allora, prendiamo uno spago. Pieghiamo il filo in due. Facciamo passare un altro giro. Ecco qua, il nostro filetto legato, tondo. Allora, adesso cosa facciamo? Lo saliamo da entrambe le parti. Lo pepiamo. E un filino d'olio d'oliva. Lo massaggiamo. E questo lo lasciamo un'ora fuori. Allora, perché lo lasciamo un'ora fuori? Perché la cottura del filetto va fatta o al sangue o medio. Se lo lasciamo fuori, il nostro filetto internamente non risulterà freddo da fine. Adesso andiamo alla preparazione della nostra salsa di porto. Allora, in un padellino ci mettiamo il nostro porto, un po' di miele e un goccio d'acqua. E lo facciamo ridurre di metà. Mentre che il nostro porto è in padella, ci siamo sgrenati la melagrana. Ci prepariamo adesso il nostro composto di maizena da inserire dentro il porto per crearlo come una crema. Mettiamo un cucchiaino abbondante di maizena. Abbiamo messo dell'acqua, adesso sciogliamo la maizena dentro quest'acqua qua. Il nostro porto comincia a ridursi e aggiungiamo il succo di mezza melagrana che abbiamo prima sgranato. Questo darà un bel colore rosso alla salsa. Come vedete, il porto si è ridotto di metà. Adesso cosa faremo noi? Aggiungeremo il nostro composto di acqua e maizena a cucchiaini e valuteremo
la densità del nostro composto. Prima aggiungiamo due cucchiaini. Per fare questi piatti bisogna prendersi il tempo per realizzarli, non bisogna avere fretta, perché la riuscita di un buon piatto non è data dalla fretta, ma dall'amore per preparare i piatti. Io aggiungerei un altro cucchiaino. Guardate che colore favoloso. La nostra salsa è pronta. Adesso lo mettiamo in un altro fornello a fuoco minimo, che ci serve quando noi faremo il nostro filetto. Adesso ci occupiamo del filetto. In una padella ho già messo un filo d'olio. Prendiamo il nostro filetto spettacolare. Bello. L'olio si è scaldato. Sentite? Lo cucinate, se lo volete al sangue, un minuto da una parte, un minuto dall'altra. Fate tutto il giro del filetto. E quello è a sangue. Se lo volete a medio, due minuti da una parte, due minuti dall'altra. E un giro a tutto il bordo del filetto per ottenerlo meglio. Un consiglio: non usate forchette per girare il filetto, ma due cucchiai, non dovete bucare la carne, sennò rilascerà i suoi succhi. Quindi giriamo la nostra carne, un altro pizzico di sale, e un'altra pepata. Un consiglio: se voi vi preparate la salsa prima, molto prima, potete lasciarla anche in frigo, poi la scaldate un momento quando fate il filetto. Sono i tempi di cottura della preparazione, sono un po' lunghetti. Ok, adesso e fate così. Lo tenete sempre con due cucchiai. Bene, per me il filetto è pronto, come piace a me. Lo mettiamo in un piatto. Ora eliminiamo questo olio qua, ci mettiamo la nostra salsa di porto, guardate che spettacolare, praticamente ci raccogliamo tutti i sapori del filetto. Ci mettiamo i nostri grani di melagrano e dopo che il nostro filetto ha riposato in un piatto lo rimettiamo dentro sulla salsa. Lo facciamo insaporire con la nostra salsa di porto e melagrano. E per finire un pezzetto di burro. Questo creerà una setosità alla salsa. Adesso andiamo a impiattare.
prova di assaggio. Vediamo se abbiamo mantenuto la cottura che a me piace tanto. Dalla morbidezza? Diciamo di sì. Guardate qua. Guardate qua, che spettacolarità. Buonissimo, proprio buonissimo. Fatelo per Capodanno. Chiudo gli occhi perché voglio sentire tutti i sapori eccezionali di questo piatto. Poi con questa salsa qua al porto melograno. È una favola. Mamma mia che buono. Se vi piace il video e specialmente la ricetta, che è una ricetta non dico stellata, ma ci siamo quasi, mettete un bel like che aiutate l'algoritmo di YouTube a far crescere il mio canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi, così vi arriveranno le notifiche, attivando la campanellina chiaramente, le notifiche dei nuovi video che inserirò. Ciao, al prossimo video!